L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, ospite del forum studentesco della Scuola Normale Superiore a Pisa, gli è stato chiesto di intervenire sul ruolo dell'Italia nell'era globale, di come può affrontare le sfide in Europa e nel mondo. L'evento si è svolto a Palazzo della Carovana. Prima l'ex presidente è stato ricevuto da una delegazione dei ragazzi dell'organizzazione, invitato ad uno spuntino di metà mattina. Romano Prodi ha accettato volentieri l'invito, non esitando a fare lui il giro con il vassoio dei pasticcini nella sorpresa dei presenti. Pochi minuti di chiacchiere prima di rientrare nei panni dell'esperto di economia e politica internazionale. Quali sono le sfide dell'Italia in Europa? Ecco, qual è la considerazione anche che l'Europa ha dell'Italia, secondo lei? L'Italia non ha mai avuto il ruolo dominante in Europa, ma è sempre stata determinante per formare la maggioranza delle decisioni. Questo è il suo ruolo. E adesso è un problema più serio, perché abbiamo un'Europa in cui abbiamo diversi orientamenti e io penso che dobbiamo restare vicini al nucleo fondamentale: Francia, Germania, Spagna, Austria, no? I paesi che ci stanno vicini. E poi avere idee molto precise nel costruire queste alleanze, perché l'Europa si sta squilibrando in favore della Germania. Rispetto, diciamo, a questo conflitto in corso, quale dovrebbe essere la posizione? Questo conflitto in corso, quando hanno messo 100 miliardi di euro sul tavolo per l'esercito tedesco, diventa difficile dopo dire che c'è un'Europa con due pistoni, francese e tedesco. Adesso c'è un pistoncione solo, quello tedesco, fra pochi anni. E questo per l'Italia è un problema di riequilibrio non banale. Senta, questo incontro è organizzato dagli studenti, che sono sempre più interessati non solo a questi temi ma anche al loro futuro, perché hanno affrontato il tema della ricerca, del precariato nelle università. Ecco, cosa pensa? Ma io spero che il loro futuro non sia mica quello di andare all'estero, ecco, questo è quello che io spero. Cioè, andare all'estero un paio d'anni e poi ritornare, ecco, quello è il destino che io spero. L'Italia cosa sta facendo per questo? Non lo so, ancora oggi ho visto un'analisi della differenza di salari proprio dei professori fra l'Italia, Germania e Francia. C'è da vergognarsi, insomma, no? Cioè, due professori, marito e moglie, in Italia guadagnano come un professore in Germania, cioè non tiene, ecco. Questo è il primo problema. Il secondo è: questi sono laureati speciali, no? Sono molto raffinati e hanno bisogno di una società raffinata. Da cosa nasce la scelta di questo tema? La scelta del tema è motivata dal ritorno in auge del tema dell'Europa in quest'ultimo periodo, a seguito del conflitto in Ucraina, a seguito appunto della politicizzazione imperante dell'Unione Europea in quest'ultimo periodo, e quindi appunto abbiamo pensato che non ci fosse appunto migliore occasione di questa. Si inserisce in un percorso particolare? Esattamente, questo è uno dei tanti incontri organizzati dal Forum Studentesco, che è questo gruppo di studentesse e studenti di vario ordine e grado, diciamo, all'interno della scuola normale, che si occupa di ampliare l'offerta culturale tanto per il territorio, diciamo, della zona del Pisano, quanto per tutti gli studenti delle tre università che hanno appunto luogo qui a Pisa.